Sono Michele Angelberti e in parte coordino l'attività di marketing. Perché ci sono io e non Redatta sul palco? Perché come sapete Redatta ha un vasto ecosistema di partner, noi siamo uno dei pochi premier business partner italiani, il primo in Italia con la specializzazione sul cloud, quindi mi è stato chiesto di essere io a rappresentare l'azienda. Consentitemi un minuto per presentare che parte a questo punto, perché Redatta è molto nota, noi magari un po' meno. Parte che è un system integrator che ha un'offerta, con sede a Roma Milano, con un'offerta di prodotti, soluzioni e servizi che spaziano dall'infrastruttura IT, in particolare il cloud, ciò di cui parleremo oggi, la business intelligence, le soluzioni verticali per il mercato finanziario e l'educational, nata più di recente. Ci contraddistinguiamo per la proposizione al mercato di servizi professionali altamente qualificati e la realizzazione di la progettazione di infrastrutture innovative che siano anche personalizzate per il cliente. Noi siamo grandi promotori di open source, ci vedrete, ci avete già visto e ci vedrete ancora all'imminente Open Source Day, e il nostro rapporto con Redatta ormai è di lunga data. Collaboriamo con loro da 13 anni circa, quando non erano un'azienda da 3 miliardi di dollari che sono oggi, e quando andare in giro a parlare di Linux al posto magari di Solaris negli ambienti di produzione ti faceva guardare storto da chiunque, sembravamo dei pazzi. Ad oggi, come vi dicevo, siamo uno dei 5 o 6 premier business partner italiani e il primo che ha ottenuto questa specializzazione. E veniamo a noi. Chi di voi conosce e utilizza già in azienda, magari in ambiente di produzione, i container Docker? Per alzata di mano. Pochissimi. Un tempo, se l'avessi fatta, diciamo, 4-5 anni fa, questa domanda non ce ne sarebbe stata neanche una di mano alzata. All'epoca, le poche persone che conoscevo che li adottavano erano dei classici smanettoni, quelli là imboscati nel sottoscala dell'azienda, che tentavano di sperimentare. In effetti ad oggi sono diventati un must, soprattutto quando si adottano microservizi, in molti casi, soprattutto nel cloud, sono diventati quasi un equivalente. Quindi sono diventati col tempo uno strumento di uso comune. Vediamo perché, visto che non tutti l'avete adottato, vi faccio una rapida panoramica. Ok, quella che vedete è la classica stratificazione che tutti conosciamo delle infrastrutture virtualizzate. Abbiamo il bare metal sotto, abbiamo il sistema operativo con l'hypervisor e un top abbiamo le varie pile, quella verde, arancione e rossa, che rappresentano le macchine virtuali. Ci offrono grandissima personalizzazione, ma portano anche dei problemi di overhead, perché di fatto abbiamo N sistemi che anche per far girare una singola applicazione girano sul nostro hypervisor. E di fatto abbiamo anche una ridondanza di licenze, ad esempio, se abbiamo 100 virtual machine con sopra Windows avremo 100 licenze Windows da pagare. Questo a meno di ottimizzazioni interne di licensing che possono essere fatte. Con Docker la situazione con i container Linux la cosa è cambiata, perché abbiamo la nostra infrastruttura, che può essere bare metal, potrebbe essere un'infrastruttura di virtualizzazione, quella che preferiamo, oppure potrebbe trattarsi di un cloud pubblico privato. Abbiamo il sistema operativo, ed esistono delle distribuzioni minimali con solo il kernel e il Docker Engine, e on top abbiamo quegli stack piccolissimi che vedete, che sono di fatto i container con le librerie, i binari di cui abbiamo bisogno e l'applicazione o le applicazioni. Come vedete, queste sono rappresentate un po' più piccini perché l'overhead che comportano è veramente bassissimo. Possiamo aumentare drasticamente la densità di applicazioni contenute eseguite dalla stessa macchina. Quindi potete capire quanti vantaggi ci dà questa cosa. Passando dai laboratori all'esercizio, avevamo un primo problema, perché ci ritrovavamo ad avere tanti container con delle brave applicazioni eseguiti, lanciati tipicamente da riga di comando dall'amministratore di turno. Quindi questo, oltre alla classica diffidenza che ci porta a rallentare il processo di innovazione, di rilascio di nuove tecnologie in produzione, avevamo una serie di altri problemi. Avevamo sicuramente un problema di gestione centralizzata. Come vi ho detto, il numero di container cresceva ed erano gestiti in maniera o artigianale. Avevamo sicuramente un problema di gestione di cluster management, di alta affidabilità. Quando un container moriva, dovevamo rilanciare a mano, a meno di script un po' arzigogolati, dovevamo lanciare a mano un altro container, e questo ne riduceva anche la scalabilità. In più avevamo problemi di scheduling delle risorse e di monitoraggio.
quindi di fatto non era banale portarli in produzione. Da questo punto di vista ci è venuto incontro Google col progetto comunitario Kubernetes, questo è successo 2014-2015 circa, che praticamente consentiva di automatizzare il deployment, la gestione, in parte il controllo di ciò che sono i container. Con il progetto OpenShift Origin, la comunità di sviluppo guidata da Red Hat ha unito la semplicità di Docker, la potenza di Kubernetes, assieme a tutta una serie di tool per la gestione del ciclo di vita delle applicazioni, rendendolo di fatto una piattaforma di riferimento per ciò che riguarda anche il mondo DevOps. Come da tradizione, Red Hat ha trasportato il progetto comunitario in una versione enterprise, cioè pienamente supportata e certificata. Questa si chiamava OpenShift Enterprise, poi rinominata in OpenShift Container Platform. Che cos'è? È una piattaforma per creare dei platform as a service privati o anche ibridi. Ricordate che privati non significa on-premise, ma significa ad uso e consumo di una entità, di una sola organizzazione. Perché vi dico ibridi? Perché ci sono alcuni aspetti, non sto a spiegarvi tutto lo stack che vedete qua, ma ci sono alcuni aspetti importanti. Il primo è che ci offre grande flessibilità, può essere installato su bare metal, quindi su server fisici, su piattaforme di virtualizzazione, su cloud privati e pubblici, e anche in modalità ibrida, cioè voi potreste riutilizzare le risorse che avete in data center e sfruttare quelle che avete sul cloud tipo Amazon, così via, e quindi far fluire liberamente le vostre applicazioni e i vostri oggetti da un sistema all'altro. Il secondo aspetto è che avete un Kubernetes a livello enterprise, quindi anche questo pienamente supportato e certificato. Non si tratta perciò di un qualcosa che vi dovete autosupportare o dovete farlo affidandovi alla comunità, che di per sé non è un male, ma per un'azienda potrebbe essere un limite se non dispone di sufficienti competenze interne. Il terzo aspetto, come vedete, tutto il blocco verde, sono tutti i tool per il versioning del codice, la gestione della continuous integration e continuous delivery, che ci portano a avere una piattaforma pronta per l'adozione delle nuove pratiche DevOps che presto o tardi verranno adottate da tutti, c'è ancora un processo di rinnovamento in tal senso, ma quello è il futuro. Che cos'è che mancava e manca all'OpenShift? Sicuramente, a meno di strumenti di terze parti più o meno evoluti, mancava qualcosa di serio per il monitoraggio. Se siete qua, è evidente che siete convinti della bontà e del valore che hanno stili di monitoraggio come Dynatrace. Se avete già iniziato ad adottare container, microservizi, DevOps e quant'altro, sapete ancora meglio che questa è una roba da mal di testa. Andare a gestire tutto ciò che cambia dinamicamente, giorno dopo giorno, software che viene rilasciato, infrastrutture che scalano a fisarmonica, è da impazzire se non c'è un sistema che ci aiuta a monitorare lo stato in automatico, lo stato dell'infrastruttura, e soprattutto che ci aiuti a capire dove stanno eventuali problemi, perché è come andare a cercare veramente un lago di pagliaio. Dynatrace ci dà esattamente questa possibilità. Di fatto ci offre una visione approfondita non solo degli host che eseguono OpenShift e le applicazioni soprastanti, ma ci aiuta anche a entrare nel dettaglio per andare a capire quale sia lo stato dei container, dei microservizi e legarli in un'ottica di applicazione, quindi avere anche un overview completa. Sicuramente attraverso l'installazione dell'agent sull'host riusciamo ad avere le informazioni di base sulla disponibilità, sulla performance dell'host, ma quella è solo la punta dell'iceberg. Perché? Perché abbiamo bisogno, come abbiamo detto, di avere un sistema che automaticamente riesca a discoverare gli oggetti che vengono eseguiti da OpenShift e andare a capire anche le dipendenze che ci sono tra questi oggetti. Perché? Perché cambiano dinamicamente. Con DevOps abbiamo software che viene rilasciato n volte al giorno, abbiamo poi col container, col pass, con gli asset costanti, abbiamo infrastrutture che scalano continuamente. Quindi dobbiamo far sì che la piattaforma in automatico sia autocensita e riconosciuta. Okay? L'altro aspetto è che in questa pletora di microservizi andare a capire dove stanno, in quale problema, non è cosa facile. Per questo motivo Dynatrace si sposa benissimo con OpenShift, perché riesce anche a consentire, a farci capire dove si è verificato un problema esattamente nel contesto
che in cui si è verificato, quindi andare a fare il replay di un fault nel momento in cui questo si è verificato e capire le varie dipendenze. E a quel punto, come è già stato anticipato dagli altri speaker, poter andare a fare un drill down sul codice e andare a scoprire magari che in realtà tutta la piattaforma è scalabile ma performa male e lenta, che causa un fastidio ai nostri utenti, perché semplicemente perché una query scritta male magari non sta sfruttando correttamente gli indici sul database. Ad oggi in Europa e nel mondo sono già tante le aziende blasonate che utilizzano la copiata OpenShift e Dynatrace. Qua abbiamo riportato alcuni dei loghi, ma vi invito a visitare il sito di Dynatrace per vedere anche le citazioni dei manager che le hanno fornite pubblicamente e che raccontano perché questa accoppiata è vincente e che vantaggio le ha dato. Adesso vorrei raccontarvi rapidamente tre questi casi di successo sull'utilizzo di OpenShift Container Platform qua in Italia. Quindi non parleremo delle solite situazioni all'estero che viene sempre male calare nel mercato italiano. La prima è il nostro cliente storico, TIM, uno dei principali service provider e aziende di telecomunicazioni in Italia. Con loro abbiamo già realizzato tantissime piattaforme basate su tecnologie open source. Siamo loro i primi a realizzare la piattaforma di posta elettronica certificata in Italia, ad esempio. Nel 2016 abbiamo realizzato, sfruttando la capacità di fuoco dei loro data center e della loro infrastruttura di rete, la prima infrastruttura IaaS, Infrastructure as a Service, in configurazione stretched multisite, quindi utilizzando più data center e facendo in modo che fosse fluida la composizione dell'infrastruttura sopra questi data center. Cosa mancava a questo stack? Mancava di fatto il platform service. Ad oggi c'è un progetto in corso che porterà i clienti di TIM a poter comporre le proprie architetture applicative in modalità molto semplice attraverso un self-service portal, quindi potranno combinarle un po' come questi mattoncini Lego che sono rappresentati nell'immagine. Questo sarà un grosso valore aggiunto. Un altro caso importante che abbiamo raccontato all'Open Source Day dell'anno scorso, vi invito a rivedere l'intervento sul nostro centro risorse del sito Partec, si tratta di una pubblica amministrazione centrale di primo ordine. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovviamente con il suo braccio armato che è Sogei. Per loro cosa abbiamo realizzato? Abbiamo realizzato un'infrastruttura assieme al partnership Accenture Red Hat, abbiamo realizzato un'infrastruttura IaaS con on top tutta la parte PaaS fatta con OpenShift. Era una primizia all'epoca, pura avanguardia, perché ad oggi questa architettura è diventata una reference architecture di Red Hat. All'epoca nessuno l'avevamo mai fatta, quindi abbiamo realizzato il primo OpenShift o OpenStack, che è tutto orchestrato attraverso CloudForms e Ansible Tower. Quindi abbiamo usato una pletora di tecnologie dell'ecosistema Red Hat, ma non solo, per andare a realizzare tutto questo. Che vantaggi ci porta questo? Perlomeno che vantaggi porta agli utilizzatori? Ok. Attraverso un self-service portal, gli utenti della pubblica amministrazione, ovviamente gli utenti della rete, possono andare a deployare un'intera PaaS con un semplice click, senza fare nient'altro, e averla interamente dedicata al progetto. Una volta fatto questo, possono andare a rilasciare all'interno della PaaS tutto ciò che sono le applicazioni, sistemi, microservizi e quant'altro che gli serviranno per andare a costruire i progetti e le piattaforme di erogazione dei servizi. Ultimo caso infinito, un'altra pubblica amministrazione centrale, INAIL. Di questo caso abbiamo parlato nell'ultimo evento Red Hat e ne parleremo al prossimo Consus Day, approfondiremo l'argomento. Praticamente anche in questo caso la PA centrale ha dimostrato una grande lungimiranza, perché ha costruito assieme a noi e ad altre aziende partner un'infrastruttura che è nata per razionalizzare ciò che erano le infrastrutture di esercizio, comportare un rinnovamento degli IT, ma questo era solo l'inizio. Il futuro è diventare polo strategico nazionale e andare a ospitare tutto ciò che sono piattaforme e servizi sparse nelle varie pubbliche amministrazioni locali e centrali. Quindi il progetto è molto ampio, in perfetta ottica DevOps sta andando a comportare anche una leggera riorganizzazione di ciò che sono l'organizzazione interna e i processi, soprattutto anche i rapporti con i fornitori che magari sviluppano il software. Questo perché, come sapete, l'approccio della metodologia DevOps va molto oltre la pura tecnologia, la pura adozione di un prodotto.
comporta tantissimo rinnovamento. Questi sono solo tre dei casi che stiamo seguendo. All'Open Sustainable parleremo anche di un altro caso di successo, ma ne abbiamo anche altri. Io ho terminato, i miei 15 minuti sono pochi, sono stati un po' pochi per raccontare tutto. Se volete approfondire questi argomenti vi invito a venirci a trovare al desk delle date. Grazie.